Ciao Popoli Lega Nerd, bentornati tutti quanti in live. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Adesso dirò una cosa e voi non ditela a tutti gli altri ospiti che avremo nei prossimi giorni, però questo è il panel per il quale io sono più emozionata. Farò un gran casino per quanto riguarda le immagini da condividere. Mi hanno già detto che ho sbagliato il titolo, quindi per questo motivo saranno loro poi ad autopresentarsi. Sono felicissima di presentarvi i miei ospiti perché oggi si parla di effetti speciali. Effetti speciali a 360 gradi sono quelli che creano il cinema, che rendono possibili i mondi immaginari che noi amiamo, che noi adoriamo dalla nascita del cinema fino ai nostri giorni, dalla galassia lontana lontana ai mostri Universal, da E.T. al racconto dei racconti di Garrone, che è un film straordinario, è una favola bellissima, e le creature di questa favola bellissima ce le abbiamo qui, gli autori di queste creature, e non solo. Quindi, bando alle ciance e Xaldin, io provo a leggervi, non è colpa mia che se il tempo è poco. Ditelo al signor NetAddiction che il tempo è poco per questi panel. Allora, bando alle ciance, escili, li esco, li esco. Insieme a me oggi abbiamo Victor Perez, regista e specialista di effetti visivi e effetti speciali. Ciao Victor. Ciao Gabriella, come stai? Grazie Tutto bene, molto emozionata e molto contenta per questo panel. E per avermi. poi, ma grazie a te per aver accettato, e poi abbiamo il primo degli altri due, Matteo De Gregori, dei grandi ragazzi, meravigliosi ragazzi di Macchinarium. Ciao Matteo. A brevissimo ci raggiungerà anche Leonardo, insieme a Matteo e a Victor, soprattutto perché no, lo svegliamo dopo, perché Victor mi ha detto una cosa bellissima, ma lo svegliamo dopo questo, lo svegliamo dopo. Io direi, prima cosa, visto che l'ho appena detto, allora chiedo prima a Victor e poi passo a Matteo perché Matteo mi ha già corretta, quindi poi Matteo ci spiegherà cosa c'è di sbagliato nel titolo, probabilmente tutto. Quindi prima passo a Victor e Victor ti chiedo di presentarti e di raccontare il tuo lavoro. Allora, io oggi sono Visual Effects Supervisor, il regista, come hai detto. E, ho fatto anche il compositor, una delle sezioni di Visual Effects a tanti film, del tipo Harry Potter, And the Deathly Hallows, Rogue One, A Star Wars Story, The Dark Knight, film indipendenti così piccolini e intimi di questo genere. E niente. Parliamone del titolo se volete, perché per me quello che ha detto Matteo, guarda, non è che il titolo è sbagliato, è che un po' mette a confronto, è come deve essere gli effetti pratici e gli effetti in CG, perché uno con l'altro no, non sono incompatibili, anzi, devono funzionare insieme per lavorare bene. Esatto. Matteo, allora raccontaci anche del tuo lavoro. Allora, appunto, sono Matteo De Gregori. Negli ultimi 3 anni mi sono occupato della stampa, del reparto della stampa 3D e dell'animatronica dentro Machinarium. Quindi, appunto, abbiamo seguito diversi progetti. Sono uno dei tanti, come dicevi prima, ragazzi di questa factory. E, appunto, tutti insieme ci siamo divertiti molto negli ultimi anni a costruire, a creare. Cose, a creare tutto quello che ci è stato chiesto dai registi e produttori. E sì, diciamo, quando mi riferivo al titolo, volevo solo dire che è come chiedere a un falegname, no? Se preferisce il martello o la sega, dipende che deve fare, no? E si possono anche usare insieme. Quindi era solo quello il piccolo appunto che avevo fatto. Ma sì, io sto scherzando, anzi, in realtà alla fine questo panel, che appunto è praticamente l'introduzione di quello che potrebbe essere effettivamente questo panel, è un po' gli effetti speciali spiegati ai dummies alla fine, effetti speciali for dummies, perché effettivamente è un mondo talmente tanto vasto
che fare confusione o magari pensare che appunto il materiale sia in contrasto con quello che è quello che non vediamo, quello che è CGI, quello che è creato al computer, ma non possiamo andare in una mostra a vedere, a toccare, appunto vederlo più fisico, si pensa che siano in contrasto. Invece giustamente, come avete anche detto voi, sono due cose che possono andare a braccetto e che spesso e volentieri vanno infatti a braccetto. Sì, infatti qualcuno... Diciamo, vai, scusami, vai, vai. Diciamo che per fortuna siamo arrivati a un punto in cui la tecnica si è evoluta a tal punto da... è tutto un discorso di preferenze, nel senso dipende anche dai registi, no? Quanto siano abituati o meno a sfruttare delle tecniche. Il nostro compito è sempre cercare di soddisfare, di creare il mondo richiesto dal regista. Il modo in cui lo creiamo è secondario. Quindi, appunto, Machinarium nasce come società di effetti integrati proprio perché uno cerca anche di venire incontro alle esigenze poi del reparto VFX e viceversa. Guarda, per me credo che Matteo e io alla fine lavoriamo per la stessa cosa, che è per fare che il pubblico si scorda che quello che sta vedendo è fatto da persone, che certo, crede solo alla storia, per cui se è fatto con pixel o è fatto con l'argilla o con la plastica o con qualsiasi materiale o una che sta pitturando, a me quello che interessa è che il pubblico si scordi che io sto lavorando nel film e creda alla storia e pianga e rida e faccia quello che vuole, ma nascondere il nostro lavoro è proprio il nostro lavoro. Esatto, sì. Però non è un caso, infatti, se prima giustamente dicevo che siete i creatori, i fautori di quelli che sono i nostri mondi immaginari, tutto quello che è fantastico, che abbiamo vissuto e che ci ha accompagnato nell'arco dei decenni della nostra crescita, ma non solo, che ha accompagnato, ha sviluppato poi il cinema, perché alla fine il cinema stesso è una magia, è un effetto speciale, come ci insegna Méliès o come ci hanno insegnato alla fine i fratelli Lumière. Quindi è giusto, è vero, è verissimo quello che dite, e dovete lavorare dietro le quinte, dovete sparire per farci credere che quella cosa sia realmente, sia vera, una pozione, un trucco magico o un drago, devono sorprenderci proprio da questo punto di vista. Visto che ragazzi già erano partiti giustamente con The Mandalorian, che è abbastanza emblematico assolutamente come esempio, ma anche con il cinema di Nolan, visto che Victor ha lavorato con Nolan, a me piacerebbe partire un pochino più da indietro. Mi ha dato l'assist perfetto anche Matteo, adesso vi faccio vedere anche qualche immagine, per chiedervi anche poi a seconda della vostra esperienza come studio, come carriera nell'ambito degli effetti speciali, come nascono gli effetti speciali e perché giustamente tanto la parte di prop, quindi la parte più fisica, quanto la parte più da computer vanno strettamente a braccetto e sono collegati. Ditemi chi vuole. Prego, prego. Guarda, per me, credo che... guarda, prima hai nominato Amélie e ai Lumière, che sono, sì, diciamo, i padri della scienza cinematografica, ma la differenza fra loro due è molto sottile e che è quello che a me interessa dal nostro punto di vista, che Lumière avevano creato questo sistema che neanche l'avevano creato loro, sì, per la prima volta, ma comunque diciamo che sono quelli che l'hanno popolarizzato e loro quello che facevano erano queste cose, che era mostrare il mondo in uno schermo, una cosa che non si era mai vista prima, ed era molto, è il cinema, quello è il cinema. Ma Méliès fece una cosa che dal mio punto di vista è molto più fica, che è, per uno sbaglio, perché lui stava un giorno, stava girando in un parco, voi immaginate che avere una macchina da presa in quei giorni, quello sì che era vera magia, stava un giorno girando in un parco. Ci ha raggiunto anche Leonardo, ce l'abbiamo fatta. Ciao, eccolo Leonardo. Anche Leonardo. Ciao, aspettate che adesso lo faccio vedere per bene, eccolo qui Leonardo. Ciao a tutti, ciao Victor, ciao Matteo, ciao. Ciao Leonardo.
Tra l'altro, prima di far continuare Victor, la vogliamo svelare questa carambata? Victor mi stava giustamente raccontando, sono mesi che io e Leonardo cerchiamo di incontrarci. Sì, sì, è vero. Sì. E non anni che stiamo cercando di incontrarci, ma non ce la facciamo mai. Cioè, ci incontriamo al festival di sfuggita o ci diamo per strada magari, ma non... mai che riusciamo a combinare qualcosa, perché dai, incontriamoci per questo. È vero, mi fa molto piacere Leonardo, veramente. Infatti, piacere mio. Allora, Leonardo, eravamo partiti dall'inizio proprio degli effetti speciali, quindi c'era Victor che giustamente partiva dagli albori e ci parlava di Méliès. Allora, vi dico, per farla molto breve, c'era questo signore Méliès che stava là un giorno in un parco prendendo una signora con la macchina da presa, clac, e la macchina da presa si incastra, quello che no, mentre che stava cercando di sistemarla, la signora se ne va, lui la sistema e riprende. Quando lui va a casa, sviluppa tutto, lo vede, nella continuità vede che quando si è rotta la macchina, in verità è tutto continuo, per cui lui vede che pic, e la signora è sparita. E là è nato veramente il primo effetto visivo, da fare differenza che gli effetti visivi e gli effetti speciali sono due cose diverse. Gli effetti visivi sono quelli che si fanno, diciamo, in post-produzione, sono quelli che si fanno in camera o qualsiasi cosa che non è pratico, per cui Machinarium quello che fa è una parte degli effetti speciali, che sono quelli belli, diciamolo tutto, per cui sono quelli che si possono toccare, quelli che si possono vedere, mentre che noi facciamo la parte ignobile, gli effetti visivi, siamo quelli che lavorano nelle tenebre davanti al computer. Come? Quelli ricchi di questo. Sì, vabbè, ma quelli sono danni collaterali. Quelli ricchi sono loro, noi siamo gli artigiani poveri. Diciamo. Ecco. Okay. Tra l'altro questa cosa potrebbe cambiare, visto quello che hanno usato in The Mandalorian. Il famoso volume. Esatto. Poi ne parliamo. Sì, quello facciamo vedere tanto, sì, assolutamente. Comunque Méliès è stato quello che veramente ha avuto la intuizione non di raccontare il mondo com'è, ma raccontare un altro mondo, raccontare altre cose. E dopo lui stesso è quello che ha messo per la prima volta, come abbiamo detto prima, gli effetti pratici e gli effetti visivi, come Il viaggio alla luna, che è un film che io adoro. Ma là si sono costruite tante cose e dopo li mescola anche con cose fatte con le sparizioni, con esplosioni, con cosette. È molto tenero, ma già ti mostra quel bisogno che c'ha il cinema di raccontare quel che non esiste. E il lavoro di tutti noi che stiamo qua è di far diventare possibile l'impossibile. Quello è un privilegio bellissimo per tutti noi. Beh sì, Méliès, diciamo... Scusa, vai Leo. No, digli. Méliès appunto era un prestigiatore, quindi... vede nella macchina da presa uno strumento in più da aggiungere ai suoi spettacoli, no? Per creare nuove illusioni. E poi sì, lui si costruisce lo studio da zero, appunto per sfruttare al massimo la luce del sole, con le scenografie tutte costruite apposta, costruite tra l'altro sia le scenografie, sia gli oggetti, sia i costumi, tutti in scale di grigi, cioè erano davvero in bianco e nero, perché era inutile usare colori, visto che sarebbe stato comunque così aveva maggior controllo sulle profondità. E quindi sì, lui appunto rispetto ai Lumière, lui prende la macchina presa, ma poi la elabora, proprio ci taglia, cuce, è il primo a giocare in questo senso con questo nuovo strumento. Hai ragione sul fatto che il prestigiatore già di suo sa una lezione importante sui trucchi, sulla percezione visiva. Cioè lo spettatore a un punto predefinito di visione, perché sta nel pubblico, quindi sta in un patio. Tu hai uno spazio definito, quello che nel cinema poi diventa la scenografia, lo spazio in cui ti muovi, quello che segui degli attori. Tu hai delle luci predefinite in un palco e attenzione, è anche il prestigio, quello che dovrebbe essere l'effetto che non si ripete, cioè la durata di un effetto, la durata e la non ripetitività di quell'effetto, perché sennò svelo il trucco. Quindi se tu posponi tutto questo a un certo punto dentro una macchina da presa, alla fine gli elementi sono simili, gli elementi si sono semplicemente ripetuti in una formula nuova che poteva giocare su qualcosa che avresti potuto vedere dopo, riprendere adesso e guardare dopo. Ma lui erano ben presenti questi punti,
sapeva benissimo che se tiro 10 volte dal cilindro un coniglio, la prima volta è wow, ma la quarta avrò capito da dove esce. Per cui mentre guardavi la valletta, tiravo fuori dal cilindro il mio coniglio e così via. La stessa cosa cerca di farla nel cinema, infatti Viaggio interno della Luna, che cosa ti dice? Ti fa vedere, ti fa scoprire una serie di effetti e prova ogni volta a migliorare anche questi effetti. Quindi dai teli dipinti inizierà a ingrandire grazie a un avvicinamento, monterà, poi il primo che fa i mascherini, per esempio. Quindi ecco, la continua ricerca, un po' come cerchiamo ancora disperatamente di fare noi, di spostare l'attenzione dell'occhio smaliziato da quello che dovrebbe essere l'effetto. E se prendiamo il mondo dei prestigiatori, ancora adesso, se noi notiamo, in realtà gli effetti, il principio degli effetti sono sempre quelli. Cioè la donna segata a metà rispetto... Ma ognuno prova solo a spostare un po', grazie alla tecnologia e a delle nuove storie da raccontare, l'attenzione su qualcos'altro, finché ancora oggi noi siamo lì a chiedere come cazzo ha fatto a segare in metà la donna. Beh, è un po' alla base anche quello che facevano, penso, a Browning e Whale con l'aiuto di Pierce nel make-up. Alla fine il make-up probabilmente è stato il primo grande aiuto per arrivare a quello che poi sono stati grandi mostri creati da Rambaldi, per esempio, che hanno anticipato parte del vostro lavoro. E Lon Chaney, per esempio, era un attore che si, quello che ha fatto il primo, che so, se andiamo a prendere Dottor Già, ecco appunto il fantasma dell'opera. Il fantasma dell'opera o il primo Gobbo, cioè è il primo attore che si addirittura si truccava da solo con pesantissimi trucchi prostetici senza la tecnologia di oggi, quindi non si sa neanche se si sia fatto male alla pelle o meno, eccetera. Sì, però sì, truccava sì, se stesso. Esatto, si dice che sanguinava grazie dal naso. Sì, e si vendeva grazie come attore, grazie a questo trucco che non condivideva con nessuno, naturalmente. Per cui è partita proprio in altra maniera, per esempio, la storia del trucco speciale. Poi pian piano è sempre dovuto avere più tecnici, più professionisti, e quindi anche qui il famoso Boris Karloff sotto il trucco di Frankenstein è diventato un'icona, è diventato qualcosa di importante. All'inizio comunque ha avuto i segni sul collo per tutta la vita, Assolutamente, si dice che per quella fossetta lui si sia fatto togliere un ponte dentale per far creare ancora meglio quella fossettina che ha sul viso. Poi vabbè, qua c'è sempre un po' mito e leggenda, ovviamente, no? Certo. E non sai mai dove è. Comunque così ancora adesso, non pensiate, tutti gli attori si fanno staccare, quando vengono da noi stacchiamo i pezzi. Infatti abbiamo fatto i pezzi in avanzo. Molto disposti al sacrificio estremo per l'arte, per l'arte. Sì, proprio vedo. Ma è vero, perché giustamente loro stavano ore e ore sotto il trucco. Boris Karloff è veramente uno stacanovista instancabile. Gli attori di adesso come si comportano? Stacanovisti instancabili o dopo un'ora, dai Leonardo, però sbrigati, che palle, cioè su trucco. Il mio falegname faceva meglio. No, quella è la produzione. Quella produzione, okay. Quant'è? 4 ore? Ok, ne abbiamo 3, dopo una è pronto? Cioè, questo è più o meno la produzione. Però cioè, no, gli attori, allora, c'è un discorso sempre di preparazione diverso. È chiaro che qui in Italia siamo meno abituati. Adesso ci stiamo arrivando anche noi, come puoi vedere i vari Favino, i vari Germano e una serie di attori. In America magari ci sono già quelli specializzati, se prendiamo Doug Jones che fa quasi tutte le creature dal Labirinto del Fauno, esatto, Water, tutto il resto, ci sono magari persone più specializzate. Poi ci sono i grandi mostri davvero, vedi De Niro che ha fatto Frankenstein piuttosto che Toro Scatenato o Christian Becchi di Magrisce, cioè ognuno col proprio corpo diverso, e quindi non si può fare, è chiaro, diciamo un discorso troppo generale. Sicuramente in Italia, essendo meno preparati, la maggior parte magari è inconsapevole di quello a cui va incontro, quindi magari inizi col primo provino e inizi a vedere già lo stress totale fisico di mantenerti, o per esempio se vengono
a prendersi un calco dal vero, in cui tu sei totalmente coperto di silicone. Quindi a un certo punto là inizi a capire il, diciamo così, la difficoltà di quello che stai facendo. E, sì, le quattro ore capisci stare molte così robe, fermo. Protesi, esatto, anche. Sì, poi vabbè, noi cerchiamo, chiaro, non è più una cosa così pesante, abbiamo mille modi per cercare di alleggerire questo tempo, non è sicuramente Lonceni o non stiamo parlando di Carlo, però sicuramente ci vuole un lavoro sul corpo. Molto spesso infatti i performer sotto creature, diciamo così, prostetiche, per noi li andiamo a scegliere molto spesso dal teatro contemporaneo, di performer, di persone che non siano solo bravi come mimi, ma siano anche in grado di avere una preparazione di sopportazione fisica, psicologica, mentale. Stare dietro una maschera anche tanto tempo non è facile Esatto, spesso poi nella storia del cinema è talmente a volte tanta la volontà necessaria, no, per portare su uno schermo una creatura, o anche pensiamo ai dinosauri di Jurassic Park, e appunto sono costumi che uno fa, ovviamente la precedenza non ce l'ha tanto la comodità del performer quanto la resa visiva. Quindi è successo più volte che sono stati membri stessi dei laboratori, poi gente che aveva partecipato alla costruzione del costume, e ovviamente dopo mesi di lavoro voleva così tanto che l'effetto, che la creatura vivesse e recitasse per esaudire i desideri del regista, che alla fine loro stessi entravano nel costume e riuscivano a portare a casa, diciamo, il risultato. A me è successo anche in un'occasione di fare il mostro, quindi è vero che molti di noi fondamentalmente magari quando è un'intera coverizzazione creatura, diciamo, non è bisogno di vedere il volto di quello che c'è sotto, siamo i primi a diventare le creature stesse, come anche le famose mani dell'assassino spesso, perché so dove mettere magari mano, come azionare un qualcosa, lo stesso di Dario Argento che magari faceva lui sempre le mani dell'assassino nei dettagli. Vero. Tecnicamente può succedere questo, infatti Matteo anzi è stato uno degli ultimi performer di nostre creature, proprio per cercare di ottimizzare al meglio diciamo così la mimica, ma anche la gestione dell'animatronica, perché molto spesso si parla di trucco con un'aggiunta di robotica, quindi di animatronica su, quindi di elettronica, questo per esempio... un po' come questi esempi di Rambaldi. Questa era un'immagine, esempio, immagino mentre stesse facendo il meraviglioso xenomorfo. Sì, esatto. Di Alien, sì. Sì, di Alien, appunto, su disegni, vabbè, l'arte di Giger, di Art Giger. Lui qua, per esempio, aveva principalmente lavorato sul casco, insomma, sull'ingegnerizzazione del sistema meccanico della bocca, che infatti riuscì ad avere anche una delle... trovate forse più ancora adesso illuminanti del cinema fantasy horror, ovvero mettere una microbocca che riuscisse ad allungarsi da dentro quella della creatura. Esatto. Quindi gli si deve parte, insomma, della riuscita sicuramente. E qui c'è con il suo meraviglioso E.T., anche questo, in questo caso parliamo di animatronic. Guarda, sì, allora qua diciamo che parliamo forse già un po' più di effetti complessi, perché in effetti noi tendiamo da fruitori a ragionare un po' cioè il tirannosauro di Jurassic Park, che cos'era, digitale, animatronico, come se fosse un attore, un personaggio certo. del film, non una serie di effetti, di combinazioni di effetti. E.T. forse è la prima combinazione di effetti più, diciamo così, intelligente, per quanto non ci fosse una vera e propria computer grafica, ma ci fosse grosso modo delle integrazioni su modellini con mascherini e con micromodelli anche. Però abbiamo qui per la prima volta, se noi ragioniamo sull'intero film, è vero, E.T. è un attore, quindi noi che abbiamo avuto la fortuna di fare la mostra da Rambaldi a Macchinarium e restaurare i pezzi, abbiamo potuto poi avere accesso a una marea di dati che non ci credereste mai. C'erano 13
all'incirca ET, ognuno a seconda delle inquadrature che sapeva muovere un qualcosa. Poi c'erano gli ET con maschere animatroniche simili a quelle nostre, diciamo, radiocomandate per i nani, per delle azioni a distanza, quindi delle bodysuit di costume con queste maschere animatroniche per fare le azioni di corsa a distanza. Ricordiamo che all'epoca non potevano cancellare i cavi, per cui tutte le enormi cablature che uscivano da questi robot per andare ai sistemi di comando, e attenzione, Rambaldi aveva scoperto una cosa incredibile per l'epoca, ovvero che mentre i radiocomandi erano scarsi con i motorini che facevano zzz, quindi si muovevano tutti in maniera esagerata, lui ha ripreso il sistema delle biciclette, dei tiranti, e le montava delle enormi leve a mano per fare dei movimenti minuscoli ma di una fluidità incredibile, per cui così è riuscito a creare questo attore. Poi ci sono state appunto le maschere animatroniche con movimenti più grossolani e costumi, e poi comunque, se ci ricordiamo, nel film c'erano astronavi che volavano, c'erano loro che si muovevano, c'era la luna, la famosa scena, e quindi è un primo sistema di visual effects non creato da lui. Infatti, se noi vediamo gli Oscar di quegli anni, sono già divisi in più persone. Quell'anno vanno a ritirare l'Oscar in tre persone: Rambaldi, che ha curato principalmente E.T., ma abbiamo anche altre persone, e perché c'erano anche degli effetti, chiamiamoli un po' più di stampa, diciamo, pellicola, però comunque sono comunque degli effetti visivi, per quanto non computer grafica. E quindi E.T. in realtà è una serie di personaggi. Stessa lezione che riscopriamo tanti anni dopo, magari nel Signore degli Anelli, che aveva una complessità di effetti dalla prospettiva portata agli effetti più moderni di computer grafica. Sì, okay. Esatto. Qua è più difficile, vi può raccontare. Su questo Andy Serkis, per esempio, è più Victor che ti può raccontare. Esatto, è vero, Victor. Allora, su questo periodo, su Andy Serkis in sé, possiamo aprire un ventaglio gigante di cose, come il fatto che questa dichiarazione un po' polemica che ha fatto, dal fatto di dire che per lui gli effetti visivi che hanno fatto per Planet of the Apes è trucco digitale, ma che si dovrebbe riconoscere di più la figura del creature performer che ci sta facendo l'attore, diciamo. Che ne possiamo dire di quello? Trucco digitale? Allora, il trucco è una parte, ma non si può staccare. Quando parliamo di una creatura come Caesar in Planet of the Apes, non si può separare il trucco dalla performance, perché c'è il lavoro degli animatori insieme al lavoro di Andy Serkis, che non voglio togliere niente, perché tutto quello che fanno gli animatori è basato su Andy Serkis, ma Andy Serkis senza gli animatori, e quando dico animatori sto semplificando una quantità di gente pazzesca, perché mi riferisco anche ai modellatori, ai riggers, che sono quelli che fanno il pupazzo, ai shaders, a quelli che fanno il render, il lighting, per cui c'è molta gente per fare quella semplificazione del trucco, per cui non è soltanto trucco, cioè è una evoluzione. Di sicuro non si sarebbe potuto fare senza Andy Serkis, ma dal mio punto di vista non si potrebbe aver fatto senza Weta Digital. È totalmente indelebile, per quello che gli Oscar, se vogliamo parlare del riconoscimento degli Oscar come il Golden Standard, gli Oscar dovrebbero avere magari una, se vogliono dare il premio all'attore che ha fatto Caesar in Planet of the Apes, glielo dovrebbero dare a Andy Serkis insieme a qualche persona che non saprei dire, rappresentante di Weta, che può essere dal character designer agli animatori Lito, ma non è un lavoro solo da una persona. Ma a questo punto entra anche in gioco perché a Nicole Kidman le hanno dato l'Oscar per The Hours con quel trucco bellissimo che ci aveva nel naso, e il trucco non ha avuto tutta quella... Per cui arriviamo a questi punti dove le arti del cinema si mescolano, e è là dove arriviamo al punto fondamentale, che noi tutti, quelli che lavoriamo nel cinema, siamo schiavi di una cosa, ed è la storia. Se la storia funziona, a me non me ne frega niente se Andy Serkis è quello di Weta, se è quello che ha disegnato, io ci credo e mi emoziono, e quello
ha molto più valore di qualsiasi Oscar o qualsiasi cosa, soprattutto per i produttori, perché guadagneranno un sacco di soldi con il film, parliamoci chiaro, ma soprattutto a livello di resa. A me quello che, io ricordo, ero piccolo quando guardavo, quando avevo visto E.T. la prima volta, io ero terrorizzato, perché fa paura, eh? Perché tutto quello, e soprattutto il vedo, non vedo, e così crei che il mostro tu lo crei al 70-80% sullo schermo, ma il 20% in più lo crei nella testa. Il cinema è quello, il cinema non è svelare, è dare abbastanza come per poterci credere. Oggi, con l'uso del CG un po' esagerato, abbiamo questa cosa di voler mostrare, vedi, e non mi lasci fare il mio lavoro. È come, esatto, i trailer stessi spesso ormai ti raccontano già tutto. La è gente quello. Non si vuole più sorprendere, non vuole più essere sorpresa, o no, deve già sapere cosa va a vedere, cosa ci sarà. E questo è un po', guarda che tutti i benchmark dei visual effects, ad esempio, i più grandi, diciamo, punti di forza dei visual effects sono stati, diciamo, messi in pratica da Steven Spielberg, parliamoci chiaro. E.T. ad esempio è uno, Lo Squalo, o ne vogliamo parlare di Jurassic Park, che è stato il film che ha proprio fatto lo switch dal modo di fare i film. Jurassic Park per me è oggi, il primo Jurassic Park è di senza dubbi il più bello in assoluti di tutti e di tantissimi film di visual effects che si fanno oggi. Perché? Perché c'è nella famosa scena del tiranosauro, dove appare il tiranosauro per la prima volta con le macchine e tutte le cose, è fatto digitale, se non mi sbaglio, 6 o 8 volte, non molte volte. Il resto è una gamba ferma, uno che si vede lontano così, sono piccoli tagli, dove la tua testa fa il dinosauro, il cinema lo vedi là, ma si fa qui. Oggi, quando io ho visto, ad esempio, uno degli ultimi di Jurassic World, a livello di CB, è proprio il barocco, diciamo, degli effetti, perfettamente fatto, ma non mi emoziona, perché non c'è quella intenzione di E.T., ad esempio, ti fa paura e ti fa, allo stesso momento che ti fa paura lo vuoi vedere, ed è questa cosa che quando ti copri così, che stai vedendo ma ti stai coprendo, là stai, mangi popcorn, te lo vedi. In tutto il film, in tutto il primo Jurassic Park, ci sono solo 15 minuti di dinosauri. 9, sì, è incredibile 9, questa 9, cosa. 9 minuti di dinosauri veri, quindi o un performer in tuta, oppure animatronici, o statici, e gli altri 6 sono appunto momenti digitali, magari per le corse, no? Per il velociraptor che salta sul bancone della cucina, però in tutto il film 15 minuti. Vabbè, Spielberg è sempre stato bravo, fin dallo Squalo, a non far vedere le cose. Però questo è un po' il discorso che ci fa ritornare a Méliès. Praticamente, se tu stai ragionando sul fatto che è la percezione di chi guarda che sta facendo in realtà l'effetto, che sta facendo quindi il gioco di prestigio, il trucco, è tutto là, io devo farti scommettere, sono quelle che in psicologia della percezione si chiamano inferenze inconsce, ovvero le scommesse sbagliate del cervello. Quindi in questo caso io devo provare a farti fare delle scommesse sbagliate del cervello, ed è questo che ha anche fatto la storia degli effetti speciali, perché noi ragioniamo solo sul cinema, ma tutta la nostra civiltà va avanti. Se io oggi come oggi faccio un uso massivo di una perfetta computer grafica, però allo stesso modo ho la stessa bellezza e complicatezza nei videogiochi o in 1000 app che mi rendono lo stesso sistema, se io ho riconosciuto il trucco al 90% non sono più così rapito e partecipe, il mio cervello non sta più scommettendo su quella creatura, probabilmente sta pensando al face change della mia app, sta pensando a qualcosa di cui ho concretezza, un po' come era anche successo a suo tempo, noi che avevamo tutti i giocattoli meccanizzati e quindi iniziavamo con i radiocomandi delle automobiline, poi con le gru e quelle, per far credere che quelli non fossero pupazzi, era più difficile per tutti. Quindi questa è un po' la storia degli effetti, e per quello che noi crediamo che la strada sia sempre quella dell'integrazione, cioè meglio di nascondere sempre dove è l'effetto, di farti guardare questa mano e avercela in quella nascosta, perché è questo, lo parte dalla regia,
non si può fare questo senza regia. C'è un bravo visual effects supervisor, special effects supervisor, prosthetic makeup supervisor, non possono niente se quella regia non ti crea quella creatura, quel personaggio, quell'insieme di effetti, e la storia non ti permette di avere un arco di narrazione, di percezione giusto. Rischi semplicemente, come molti blockbuster americani, di fare quasi un enorme trailer di un videogioco che uscirà domani. Esatto, fuochi d'artificio, mi piace questo termine. È vero, sì. È vero. Alla fine rischi di fare sempre unicamente quello. Chi vuole vedere belle immagini può andare a trovare le immagini di Caravaggio, che credo che più belle di quelle se sono fatte pochissime. Per cui noi non dobbiamo fare immagini belle, dobbiamo fare immagini che raccontano. È così semplice, basta raccontare una storia. L'essere umano, da quando abbiamo iniziato a esprimere la storia, la prima cosa che abbiamo fatto è raccontare nelle mura delle caverne: guarda che siamo andati a cacciare a questo, l'abbiamo ammazzato con le lance, già stavamo raccontando storie. Per cui basta raccontare storie. A quella gente delle caverne non le interessava se il pelo del mammut era fatto bene con le... No, era il fatto di crederci alla persona che ti sta dicendo quella storia. Oggi è più o meno, un modo un po' più complesso è come cercare di far capire a un bambino di 18 anni chi è Babbo Natale. Ah, difficile, perché c'ha 18 anni, ma secondo me ancora ci credi, soprattutto se gli porti un regalo. Vedrai come ci crede. Beh, è vero, è molto vero. Facciamo un piccolo salto in avanti. Oddio, non so, in realtà era molto interessante anche il discorso fatto su Terminator, visto che Matteo mi ha passato un bellissimo video che forse anticipa quello che viene un po' il discorso fatto anche in The Mandalorian e quello che dicevate voi, il fatto che si uniscono le due cose, non sono una esclude l'altra, ma bensì collaborano insieme alla fine. Vediamo se ora riesco pure a farlo sì, partire, a farlo vedere. Sì, questo l'avevo messo anche perché, tra l'altro, questo è Terminator 2 ed è mio coetaneo il film. Sei del 91? Esatto. Però vedendo queste cose, queste appunto reggono ancora benissimo, nel senso, a parte essere funzionali per la narrazione, Non hanno niente da invidiare a quello che possiamo vedere oggi. E uno dice: ma come? Siamo nel 91, com'è possibile? Adesso devo dire che anche qua il regista è bravino. Sì, mi ha fatto qualche cosetta, cosetta l'ha fatta. Questo è il momento clou, il secondo dito. Allora. Eccolo qua. Avete visto come perdono gli effetti senza il suono? Sì. È vero, che non si sente. Purtroppo lo dovevo trovare su YouTube perché StreamYard non ti fa condividere l'effetto. Meglio, così ci concentriamo su quello che vediamo. Ecco, bravo, anche questo. Ha traumatizzato la mia infanzia questo film, per cui. Appunto, qui la cosa bella è che appunto lo Stan Winston Studio, per realizzare questi effetti, è tutto davvero costruito, nel senso che quel dito erano una serie di protesi, tutte cromate, di varia lunghezza, e poi è stato usato il computer per fare le transizioni tra l'una e l'altra. Dunque sono oggetti reali, quindi quando li vedi a schermo ci credi che condividano lo spazio insieme agli attori, perché effettivamente lo condividevano. Mm-hmm. E grazie al computer però è stato possibile, diciamo, animarli, aggiungere la dimensione del tempo che mancava alle protesi. Quindi è un uso magistrale proprio di come mescolare gli effetti pratici, gli effetti digitali, che in quel momento erano molto 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 limitati, ma usati con molta testa. No, appunto, quello volevo aggiungere solo una cosa, appunto, il fatto di Cameron far vedere come i registi che hanno saputo negli anni sfruttare, far sviluppare e comunque usare a proprio vantaggio ogni tipo di effetto, sono stati tutti registi comunque
molto visionari, molti di loro venivano anche dall'illustrazione, appunto a partire da Camero stesso, quindi riuscivano a dialogare, riuscivano a far capire bene, a farsi capire e a discutere con i creatori di effetti. E quindi c'è stato uno scambio più veloce, più completo, e diciamo Stan Winston in questo caso è riuscito davvero a realizzare quello che voleva il regista. In altri casi magari non è così facile se dall'altra parte la regia non c'è una visione così completa. Guarda, io penso che sia comunque sempre un discorso di esigenza narrativa, cioè ci sono registi, bisogno di, come ti posso dire, sviluppare questo tipo di storie senza avere una limitazione che non sia quella del buon senso e che comunque riescano a raggiungere sempre il loro obiettivo estetico. Cioè, come ti posso dire, se poi prendi nomi che possono andare da Ridley Scott a Spielberg a Cameron a Guillermo del Toro piuttosto che ti devo dire, ce ne sono tantissimi, però alla fine tu ti rendi conto che è l'utilizzo che fanno è sempre legato al fatto che i loro racconti, le loro storie sono, tra virgolette, appunto come dicevi tu, visionari, cioè hanno bisogno di quel apporto visivo, non come un orpello d'aggiunta a una storia che poteva essere fatta anche con un bambino povero al mercato qui dietro di neorealismo, era proprio che doveva parlarci di quell'inquietudine, vedi Terminator, vedi altri film, o vedi Peter Jackson anche nel Signore degli Anelli, cioè il Signore degli Anelli, un racconto in cui ci devono stare per forza, non so, degli hobbit che sono alti, un po' più dei nani, ma sono molto più bassi dei Gandalf, che è più basso, cioè è una serie di robe per cui stai prendendo un'esigenza narrativa, magari infatti in altre cose magari gli è riuscito di meno, però se tu stai affrontando, ecco, King Kong piuttosto che un altro film e lo affronti per l'idea che vuoi vendere King Kong è un conto, se lo affronti come una major che vuole darti più minutaggio di King Kong in primo piano, più combattimenti, più, ormai lo vediamo che i Marvel, gli imperi DC Comics, i Marvel Comics sono quasi sempre più combattimenti velocissimi e poi alla trasforma, sempre più roba incredibilmente da videogioco e senza avere un vero impatto. Poi infatti fai delle cose al contrario, appunto vediamo Joker e tu pensi che meraviglia, cioè, sono stati impiegati in tutto il film, però era un film con un'esigenza narrativa diversa e questo diventa il discorso che non può scollegare appunto dagli effetti della regia. Cioè, ricordiamoci che stiamo sempre vedendo un film, cioè un insieme per sua origine di fotografie così veloci, diciamo, nel loro cambio da sembrarci un flusso. E poi lo vediamo dentro un quadrato che ci sembra una finestra oltre, quindi la nostra percezione della realtà in quel momento che si chiama cinema è già un effetto, cioè è il primo effetto, cioè sappiamo che non esiste ma la sospensione dell'incredulità ce lo permette, noi siamo solamente gli effetti all'interno di un effetto, quindi se non funziona quello penso che noi possiamo metterci tutta la bravura tecnica o artistica di questo mondo, siamo niente da quel punto di vista. Prima di noi, il tempo lo so che sta scorrendo con una velocità mortificante, comunque prima di poi chiudere e salutarvi, questa conversazione che potrebbe andare avanti per ore ed è bellissimo, interessantissimo, quindi io posso solo che ringraziarvi della vostra presenza. Giustamente citavamo all'inizio The Mandalorian, il caso di The Mandalorian che è abbastanza significativo proprio per la componente dell'effettistica. Beh, sì. Mandalorian ha usato una cosa che diciamo sta rivoluzionando tutto e che ha mescolato i videogiochi e i visual effects. Dico i videogiochi perché usano la stessa tecnologia che si usa nei videogiochi per ricreare
per ricreare quello che si vede. Noi quando facciamo gli effetti, per essere chiari, ogni volta che noi creiamo delle immagini fatte al computer, ci mettiamo proprio per fare un quello che chiamiamo un render, una immagine finita. Quel fotogramma a volte ci possono mettere 20 ore di calcolo, per cui 20 ore di calcolo per ogni fotogramma, e pensando che 24 fotogrammi fanno un secondo, immaginate la quantità di tempo che si spende a fare questo. Loro sono riusciti, usando tecnologia dei videogiochi, Unreal Engine, quello che si chiama il volume, hanno creato uno sfondo che reagisce con la camera e che viene renderizzato 24 volte al secondo, per cui creano uno sfondo che reagisce col parallasse, con cioè, la posizione della camera. Quello che ci stavano mostrando praticamente, adesso esatto. Lo rimetto in grande. Sì. Per cui è molto buono perché ti permette di stare in posti che non esistono, senza dover spostarti da un teatro di posa, e questo fa che cambia le regole molto. Certo, non è oro tutto quello che luccica, perché non vuol dire che registri e basta, perché ci stanno un bel po' di problematiche, ma questa è la storia nostra. Stiamo comunque evolvendo per fare in modo che ogni volta quello che hai fatto un anno fa oggi è obsoleto. Per cui ogni volta stiamo costantemente evolvendo per fare in modo che tutto sia più economico, più veloce, più fruibile, più grande, più... E possiamo raccontare le storie, ma alla fine, di nuovo, come ha detto Leonardo prima, tutto si basa sulla storia e sulla visione del regista. Qua stiamo parlando di Jon Favreau, cioè Signorino è il padre del Marvel Cinematic Universe, per dircelo così chiaramente. È lui che ha impostato Iron Man, e lui che diciamo, ha fatto... Che belli, cioè... per cui, è uno molto visionario, per cui alla fine gli effetti non è che puoi fare qualunque cosa, puoi fare fino al limite della tua immaginazione e alle tue capacità per raccontare una storia, tutte e due insieme. Per cui gli effetti è come avere, visto che siamo nei supereroi, è come i superpoteri per Spider-Man, è un grande potere, comporta una grande responsabilità. Per cui avere un reparto di visual effects, di special effects, di tutto questo, se non lo sai usare, è uno spreco pazzesco, perché ci vuole tanto tempo proprio per farlo, e tante risorse, tanti soldi e tutto quello, ma quando è fatto bene come Mandalorian, te scordi che quello che stai vedendo è uno schermo, anzi non è che te lo scordi, è che manco te ne accorgi, o qua che sta volando. No, infatti di solito c'è anche un po' erroneamente si parla del grido di battaglia fix it in post, no? Ah, non ne parliamo di quello, è il mio trauma proprio più grande. Immagino, appunto, per avere dei buoni effetti pratici, ma anche digitali, bisogna pianificare. Più si sa, più si hanno le idee chiare in anticipo, più si riesce a... Poi, noi, comunque, una soluzione si trova e si accade il risultato, però, per se uno vuole essere soddisfatto appieno e riuscire a fare davvero una cosa... per bene, sì. Diciamo, no, questa... esatto, del volume che a volte, cioè, dobbiamo considerare anche l'impatto sugli attori, no? Perché anche il lavoro, soprattutto nostro, appunto, di effetti pratici, serve molto all'attore stesso, no? Per entrare nel personaggio, se ha un trucco prostetico, un oggetto di scena. In questo caso, appunto, invece di avere il green screen, Si trovano già immersi in quello che sarà lo scenario poi più o meno definitivo, e anche questo è un elemento in più che la tecnica è riuscita a dare agli attori. È divertente perché quando lo vedi in TV, quando vedi questi making of, lo vedi e ha senso, ma quando stai dentro uno stagecraft tu non c'hai la stessa prospettiva della camera, per cui quello che stai vedendo sono immagini distorte che ti creano una sensazione di disorientamento pazzesca, ma è veramente bello il fatto che tu senti la luce. La luce è come a occhi della camera, è come stare là a tutti gli effetti. E questo fa anche che cambia il modo di fare, perché quello che tu pensi che è post-produzione, come sarebbe uno sfondo, adesso diventa pre-produzione, perché tu quello sfondo lo devi avere pronto prima di andare a girare, per cui cambia il modo di fare. Ci vuole molta flessibilità mentale per fare delle cose pionieristiche come queste, perché devi proprio visualizzare qualcosa che non esiste. Questa è anche una componente molto bella del nostro lavoro, che ogni volta che incominci un lavoro si incomincia da capo, da zero,
qualsiasi cosa che hai fatto prima, può essere magari recuperato qualcosa, ma non basta, perché il bambino che crede in Babbo Natale sta crescendo e cresce con te, per cui tu devi inventarti cose nuove e alzarti un po' prima al mattino e portare e... Babbo Natale, fa credere a Babbo Natale, è una cosa bellissima. Avete incantato la platea comunque, cioè i ragazzi in chat sono estasiati da tutto quello che avete, da tutto quello che avete detto. C'è da dire dicono che... Vai, scusa Leonardo. C'è da dire che sia nel mondo pratico che nel mondo, diciamo così, di post-produzione digitale, l'errore più grande è un po' quella di confondere lo sviluppo tecnologico, diciamo così, del software e quello degli hardware. Cioè, alle volte alcune ricerche vengono abbandonate, come anche per noi, perché quella tecnica non è che fosse sbagliata, è che aveva raggiunto in quel momento il massimo magari di sviluppo di quell'hardware. Quindi tu abbandoni e vai verso il software migliore, abbandoni un materiale e vai verso un altro. Se quel materiale però fa uno sviluppo a un certo punto, è giusto che nella nostra cultura, ecco perché serve anche la storia degli effetti, devi essere davvero appassionato per tornare a fare un passo indietro. E proprio lì, tornare un passo indietro, ma dire, ma quella fantastica idea della retroproiezione, per capirci, ok, l'abbiamo abbandonata all'epoca, perché? Perché in camera questo, ma oggi non riusciamo a superarla? E infatti vedi quanti videomapping, quante spettacolazioni live, quanto riesci con i vari Unreal oggi a sviluppare e a processare in tempo reale. Quindi quello è stato un grande passaggio in avanti, un po' come anche nelle protesi, non so, il trucco prostetico, se fossimo rimasti all'artice, non avessimo avuto lo sviluppo dei siliconi per le protesi interne, probabilmente avremmo tutte persone imbalsamate a recitare, cioè avremmo dovuto passare al CGI ma molto tempo prima, proprio perché avresti delle mummie imbalsamate. Questo penso che è già normale insito quello che facciamo noi. Quindi il Volum è semplicemente l'ennesima, diciamo così, rivoluzione che si basa però su dei principi famosi di Méliès che conosciamo bene. Prego, poi signori. No, semplicemente vi stavo ringraziando, era giusto che tu finissi, è stato bellissimo, potremmo continuare avanti per ore, quasi quasi. Antonio, facci continuare invece che giocare di ruolo. Almeno tre ore, dai. Mi piace che Leonardo e Victor dicono le stesse cose, perché pure Victor prima me lo stava dicendo, almeno tre ore. Io, così come state, tanto ormai con Matteo l'abbiamo già coinvolto per i giochi di ruolo a brevissimo, quindi vi rinvito tutti, così come state, è stato un panel meraviglioso, super istruttivo, mi sono sentita come una bambina nel paese dei balocchi, è stato davvero davvero magnifico, quindi vi ringrazio. Infatti vi stanno dicendo tornate, mi raccomando. Comando, bravi tutti, insomma. Non me ne vado, io sto qua. Se diciamo al pubblico che ci stanno cacciando loro, noi... Esatto, Victor, continuiamo a dire ora delle cose, infatti, anzi... Dai. Matteo già dei vostri, per cui... Matteo è già passato al lato oscuro della forza. Matteo è già passato al lato oscuro, molto bene, da tanto. Ma infatti, su che cosa siete al lavoro? Si può dire? Possiamo saperlo? Oppure così, per dare la chiusura scoppiettante? Io posso dire quelli che già si sanno in giro, chiaro, senza far male a nessuno. Che ne so, tipo la serie Anna di Ammaniti, che era stata interrotta per il Covid. O la serie Domina, cioè quelle interrotte per Covid, diciamo che avremmo dovuto già finire quelle. Il resto meglio tacere, diciamo. Andiamo. Io sto lavorando sul mio primo film come regista, che è un cyberpunk sulla musica classica, per cui ci divertiremo un sacco. Che figata, sembra già una super figata. In bocca al lupo a tutti quanti voi, grazie mille ancora, infatti no, tutti no, restate. Grazie mille ancora per essere stati, insomma, nostri ospiti, avremo piacerissimo a riavervi tra noi, e viva il cinema, e viva la magia del cinema, e viva voi e il vostro meraviglioso lavoro. Grazie Vittorio, anche... grazie Leonardo, grazie Matteo, dimmi. No, volevo anche dire che tutti gli altri supervisor non sono simpatici come me, Victor. Sì, questo è vero, lo voglio anche. Verifico questo che ha detto.
Potrei dire che gli altri diffidate sono antipatici. Okay? Sì, ma infatti vero, ho invitato molto, voi, infatti molto, io ho invitato molto, voi, molto. Non a caso, non a caso ho invitato voi, vedete, sono stata molto brava. Ciao ragazzi, grazie mille ancora. Grazie a voi. Ciao.